Ha già iniziato tu? Sì, Ah, sì. ma tradimento! Vabbè, tanto questo fine settimana dobbiamo stare insieme, Ma quindi sei sarà. bellissima. Sei Sì. bellissima. Cerco la torta, mi Allora, come prosegue l'evoluzione? Della specie umana? No, Mai, la malissimo. tua. Ah, la mia. Ebbene, tanto meglio. Okay. Non volevo dirti che il gombo non c'è, però c'è la Però c'è lo sciancata. zoppo. C'è la sciancata. Ah, ecco. Allora, ma però la suggerisca, faccia qualcosa. Allora, questo è l'ultimo anno dei 30, poi si entra nella spirale degli ANTA, 40, 50, 60, 70, poi basta perché secondo me fino a 70 mi va bene oltre. Niente, che devo dire, anche quest'anno non ce lo siamo tolto, porcaccia. Vabbè, è stato ovviamente un anno complicato perché sei dei pesci, non può essere semplice. Comunque avevo detto una cosa informale. No, no, sì, informale, dai. Ah, tanto io ce l'ho le credenziali per accedere a quel canale. Allora, raccontali del regalo. Di Shira? Ah, bravo, questo ne parli. Certo. Per il regalo mi è arrivato un bel cagnetto, come scagnile. Che picchietta, però tanto bella. E oggi era molto molto attiva, non volevamo ancora entrare a casa e hanno detto che è proprio un bel cane, onestamente. Sono contenta perché vabbè, era tantissimo che volevo un cane, rivolevo un cane, dopo Shani ho smaltito la sofferenza. Però non c'erano oggettivamente le condizioni pratiche perché sarebbe stato, cioè fino all'anno scorso facevo una vita che era impossibile per me, figuriamoci per un cane. E invece quest'anno alla fine si sono proprio aspettate le cose, perché il giorno prima ne avevo parlato così con Giuseppe, che finalmente anche lui si era tranquillizzato dopo l'esperienza traumatica di Shani. E ha detto, ma sì, dai, proviamoci. Il giorno dopo ho visto l'annuncio di Scila. E quindi è arrivato questo angioletto a casa, che è bellissimo. È proprio bella, 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 Proprio bella. bella, sì. Sì, è stupenda. Era proprio un cuoricino. E quindi sono felicissima perché cioè, c'era una parte di me che dopo che si è sbloccata questa cosa di Scila mi sono resa conto che avevo represso tantissimo, proprio del contatto con un cane, che per me è proprio fondamentale, e quindi mi ha sbloccato tante cose, sia a livello di cuore, ma soprattutto proprio a livello di natura mia, che avevo dimenticato di avere perché non averlo mi faceva soffrire, e quindi per non soffrire lo reprimevo. Quindi sono contenta. E contestualmente a questo, diciamo che mi è ovviamente capitato un cane che somatizza queste cose. E quindi parlando col maestro ho capito proprio che, a parte che quando devo prendere questa decisione, ne ho parlato col maestro e mi ha detto fai i biglietti, e la consacrazione è stata assurda, cioè fortissima. E il biglietto è uscito subito sì, proprio da. Quindi si capiva che c'era qualcosa di più grande dietro questa cosa, per lei che comunque almeno si fa gli ultimi anni bene. E poi devo dire che, cioè, comunque a livello, cioè, parlando adesso seriamente, mi faccio ridere quando dico queste cose. Però vabbè, diciamo che l'ultimo anno è stato anche questo difficile, sul piano proprio di percorso evolutivo, spirituale. Perché comunque senti che sei arrivato a una situazione in cui o fai le cose in un certo modo oppure stai malissimo, cioè non c'hai un'altra via. E però io volevo svicolare, cercarla l'altra via, perché certe cose non riesco proprio a farle. Quindi dopo una serie di sbroccate
litigate, litigi, furia di rabbia, chiusure nei confronti di tutti, cioè proprio. Cioè, comunque io so, sono sempre stata consapevole che non c'è un'altra via, però a un certo punto tu cerchi di trovare le altre scappatoie perché non ce la fai. E questi giorni, riflettendo grazie anche alla presenza di Sheila, sono arrivata a dei livelli di malessere assurdi, per cui cioè, io lo so che devo fare quello, il problema è che prendo tempo, temporeggio, e nel mentre che temporeggio mi massacro lo stomaco, lo vado male. Quindi ringrazio tanto il maestro, perché io al posto suo mi avevo già mandato a quel paese da un bel po', e invece comunque lui ogni volta che vede che io ci riprovo, perché devo dire che comunque cerco di provarci sempre, anche se non ci riesco mai, e lui ogni volta che vede comunque sta lì che mi sostiene. Ad oggi non succederebbe, cioè figurati, una persona dopo 2-3 volte non ti parla più. Se ci arriva 2-3 volte. Quindi io spero che. Io però ci spero, devo dire che ci spero sempre sulle cose fino all'ultimo. Quindi, nonostante a volte sia insormontabile, c'è una quantità di rabbia che lascio perdere. Cioè, io con la rabbia mia ci potrei devastare un pianeta. Però parallelamente a questo c'ho anche veramente tanto amore nei confronti delle stesse persone, delle stesse situazioni per cui io magari provo rabbia. E quindi, cioè, io vi ringrazio, perché comunque capisco che ci vuole tanta pazienza reciproca, perché poi siamo sempre meno, e quindi only the brave. No, vi ringrazio veramente, perché capisco che è difficile per tutti questa cosa, cioè almeno c'ha le proprie, e quando vive le proprie guarda solo le proprie, non vede quelle degli altri, quindi è difficile perché già è difficile in un contesto dove uno non deve cercare di superare i propri limiti. Vediamo, tra di noi dobbiamo andare a mangiare la pizza, succede i disastri, cioè, quindi figurati, cioè, la gente non sa, sta proprio di fuori, mi spiace dirlo, ma secondo me siamo veramente arrivati un po' alla frutta, per cui anche le cose più semplici sono diventate assurde, quindi figuriamoci noi che in tutto questo cerchiamo anche di combattere con noi stessi, che è la cosa più faticosa. Infatti questi giorni diceva il maestro che la frase del film di Ostrov, quando lui dice, io, il comandante, no? Dice, io non ho paura di niente, ho solo paura di me stesso. Sì, cioè non è vero che non ho paura di niente, ho paura di un sacco di cose, però principalmente ho paura di me stessa, tantissimo, perché mi rendo conto di come sono debole e di quanto subisco me stessa, le mie parti basse, il mio ego, cioè io lo subisco proprio, mi faccio prendere a sberle proprio tutta. Quindi ho paura di quello che posso arrivare a fare, perché so che c'è una parte di me che potrebbe arrivare a fare cose pesanti. Però in tutto questo c'è veramente tanto affetto, tanto amore, che non lo dimostro tanto, non lo dimostro in maniera stabile, magari, però c'è. E c'è anche tanta stima nei confronti di tutti, perché capisco che è una faticaccia, veramente. E poi c'è la gratitudine estrema che verso il maestro, che mi ha dato più una cosa qua. Non ce l'ho per ci sera, supporta! Io spero sempre in maggio. Quest'anno, mamma, tra un po' che la dice che è giugno. Io non aspetto. No, guarda, non c'è nulla. E quindi niente, io dai 39 verso i 40 sarà l'ennesimo anno in cui io dico al maestro, io ci riprovo. Tra una settimana sprocco, me ne vado, e poi se dopo ci riprovo un'altra volta.
E quindi ho tanti, devo dire che buoni propositi, un po' tra l'altro l'energia un po' più yang della primavera aiuta sul lavoro spirituale, su se stessi, perché 2 mesi fa avrei detto tutto il contrario di quello che sto dicendo. Quindi viva la sincerità, senza la birra Moretti, perché non si vede. Niente, basta. Però no, a parte scherzi, io chiedo scusa. In generale, quando ho dei comportamenti assurdi che tra l'altro neanche me ne rendo conto, e quando me lo fa notare il maestro, sbrocco. E nello stesso tempo veramente provo tanto affetto e tanta stima verso tutti. No, Brava, aspetta, ti prendi la candelina, amore. No, non cosa è? Non le. E quindi niente, dammi un bacino e Brava. Che sola. Brava. Ok. Basta.